Buongiorno a tutti. Qualche giorno fa ho avuto una piccola disavventura con il mio Messer Cuisine Connect. Ho grattugiato del parmigiano reggiano dimenticandomi seguire la procedura canonica, che è quella di avviare il motore e la velocità del robot e di inserire i pezzettini di parmigiano direttamente dal buco del tappo. Io invece ho infilato dentro tutto il parmigiano, ho dato il via con la velocità molto alta e improvvisamente le lame si sono fermate, non girano più. Ovvero girano nel momento in cui il robot è vuoto, vi faccio vedere. Potete vedere. Ma se inserisco qualsiasi alimento che sia un pochino più grande o se aumento la velocità, le lame si bloccano. Quindi avete visto, con il boccale vuoto le lame girano. Adesso provo ad inserire del cibo. Ho preso del cibo avanzato qualsiasi, ho delle merendine scadute e vi faccio vedere che cosa succede infilandole dentro. Avvio il motore, le lame ovviamente girano. Guardate, ho infilato del cibo e le lame si sono bloccate. Quindi mi sono chiesta perché è successo tutto questo. Sono andata a vedere, controllare il blocco lame, era tutto a posto e il motore comunque funziona. Aprendo però questa parte mi sono accorta che questo giunto qui interno a forma di fiorellino risulta spaccato. Guardate, si vede qui proprio un taglio sotto il mio dito e questo, diciamo, serve a poter tenere ferme le lame affinché possano girare in maniera corretta. Quindi che cosa ho pensato? Ho pensato di vedere se c'erano dei pezzi di ricambio sul sito. Ovviamente io ho un Connect di prima generazione, quindi il primo modello uscito, e per quel tipo di robot non vengono più prodotti questi pezzi di ricambio, mentre per i successivi sì, e li potete trovare direttamente sulle shop del Messer Cuisine. Quindi mi sono attrezzata, ho cercato su eBay e ho trovato il pezzo di ricambio, che è questo che vi mostro adesso. È fatto in questa maniera, vedete, è uguale a quello che c'è in dotazione con il robot. In questo video vi faccio vedere come procedere al cambio del pezzo. Innanzitutto vi dovete procurare queste pinze che si possono acquistare comodamente su Amazon seguendo il link che vi riportiamo nella descrizione di questo video. E con queste pinze dovete andare ad inserirle nei due buchini che tengono fermo il pezzo e potete tirare su questa parte, la appoggiate e poi semplicemente con una leggera pressione delle dita tirate su il pezzo a fiore. Guardate, si vede chiaramente la rottura. Ecco, si vede la spaccatura qui. Questo perché si è sforzato. Mettete adesso il pezzo di ricambio che avete acquistato su internet e lo posizionate ovviamente al posto dell'altro. Fate un po' di pressione finché non è andato bene in fondo. Dopodiché, sempre con le pinze, riprendete questo pezzo e lo riposizionate qui. Adesso facciamo la prova inserendo il nostro boccale. Come vedete, si aggancia perfettamente.
Vi faccio vedere, adesso facciamo la prova, vediamo se funziona. Incrociamo le dita. Aumentiamo anche la velocità a 2 e sembra funzionare alla perfezione. Come vedete è stato molto molto semplice farlo, io sono riuscita a farlo tranquillamente da sola. Spero che questo video vi sia stato utile e vi invito per ogni curiosità ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messer Cuisine Connect Plus Italia, per le ricette a seguire il nostro sito www.messierricette.it e comunque a seguirci sempre su questo canale YouTube In Cucina con Messier.